Buongiorno a tutti, nona puntata di Orme, ci stiamo avvicinando alla fatidica decima puntata speciale, ma per adesso concentriamoci su questa nona puntata dove andiamo a vedere l'album che segnò un po' la svolta nella carriera di un artista che io amo particolarmente, che è il boss Bruce Springsteen. L'album in questione è ovviamente Born to Run. Perché segna una svolta? Allora, Bruce Springsteen da solista, dopo delle esperienze con altre band come gli Steel Mill, aveva pubblicato in 1973 due album. Bruce Springsteen, che veniva presentato dalla Columbia, la casa discografica che lo finanziava, insomma, lo aveva sotto contratto tramite il manager Mike Appeal, veniva presentato come il nuovo Bob Dylan. In realtà, dei due primi album, soltanto questo, Greetings from Aylesbury Park, può essere assimilato neanche troppo, secondo me, a sonorità folk tipiche di Bob Dylan. Perché già il secondo album, The Wild and Innocent degli Street Shuffle, presentava delle sonorità molto più soul, canzoni lunghe, anche oltre 7 minuti, con sezioni di fiati e molto piano, molto organo. In ogni caso, questi due album ebbero un ottimo successo di critica, ebbero un ottimo successo di pubblico a livello di tour, di live, di concerti, ma non ebbero un buon riscontro di vendite. Ovviamente le case discografiche si sa che vivono sulle vendite, quindi diedero a Springsteen, diciamo, un tra virgolette ultimatum. O ci fai un album che venda, che colga veramente nel segno, o dovrai trovarti un'altra casa discografica. Questo ovviamente pesava tantissimo Bruce Springsteen. Poi, tra l'altro, prima del 75 ci furono anche dei cambiamenti all'interno degli Street Band, perché il pianista David Sanchez, che era questo qua, David Sanchez, un pianista molto jazz, molto soul, se ne andò e portò con sé il batterista che negli altri due album era Vinny Lopez, questo qui altissimo, che però era già andato via subito dopo il secondo album per litigi, ed era stato sostituito temporaneamente da Ernst Boone Carter. Sanchez, andando via, portò via anche Ernst Boone Carter, e quindi la Street Band si trovò senza batterista e senza pianista. Furono rimpiazzati da, rispettivamente, batteria Max Weinberg, ex bambino prodigio, che aveva già un'esperienza molto ampia di musica, e invece l'autodidatta Roy Bittany, chiamato poi The Professor, che ancora oggi è una delle pietre, delle colonne portanti della Street Band. Quindi ci fu questo cambiamento al vertice. Rimasero ovviamente Clarence Clemons al sax, beh, Bruce naturalmente, e Danny Federici all'organo. Van Zant arrivò dopo, e Nils Lofgren ancora dopo con Born in the USA. E in più c'era questa spada di Damocle verso Bruce, di dover comporre un album che facesse anche successo commerciale. Ecco che allora Born to Run ebbe una genesi lunghissima. Fu prima composta la title track, la celeberrima Born to Run, che fu un po' il brano che lo presentò al mondo, che lo fece conoscere, che rappresenta anche il suo manifesto insieme a Thunder Road, che stiamo sentendo, della prima parte della carriera di Bruce. Fu messo in radio e fece abbastanza cioè, fece parecchio successo. Per il seguito dell'album ci furono delle registrazioni lunghissime, durarono mesi e mesi. Già per Born to Run era durato tantissimo per essere un singolo brano la registrazione. Durarono mesi e mesi, fu un lavoro stancante. Ancora oggi la Street Band la ricorda come uno dei lavori più stancanti mai fatti, perché Bruce Springsteen voleva la perfezione, voleva creare un album che veramente fosse perfetto in ogni minimo dettaglio. Tra l'altro si ispirò molto al Wall of Sound di Phil Spector. Abbandonò quindi le sonorità sia folk del primo album che soul del secondo album per andare più sul rock. Poi con il quarto album, Darkness on the Edge of Town, virò poi decisamente sul rock molto più grezzo. Invece in Born to Run, scusatemi, abbiamo tanto Wall of Sound, abbiamo degli arrangiamenti molto ricchi, anche se non soul, quindi fiati, quindi l'organo, eccetera. Registrazioni lunghissime. Finalmente non mi ricordo la data, scusatemi, ad agosto, comunque il 25 agosto del 75 uscì Born to Run. Infatti, come dicevo, Springsteen diceva: volevo fare un disco che avesse le parole di Bob Dylan e la musica di Phil Spector. Quello che desideravo maggiormente però era cantare come Roy Orbison, e devo dire che più
più o meno c'è riuscito nel suo intento. Finalmente uscì Born to Run, e tra l'altro va detto che accanto a Michael Appiel, Bruce Springsteen prese accanto a sé, oltre al manager Michael Appiel, John Landau, che poi diventerà il suo manager, perché dopo questo album ci fu un grandissimo litigio tra Michael Appiel e Bruce Springsteen per via di contratti che aveva firmato, in cui i diritti venivano dati a Michael Appiel, eccetera. Quindi una brutta storia che si portò avanti fino al 1978 con Darkness on the Edge of Town, e che segnò molto Bruce Springsteen. Adesso, dopo anni e anni, finalmente hanno chiarito, hanno fatto pace, diciamo, e rimase poi John Landau come singolo manager. Però già in questo album c'è questa dicotomia tra Landau e Appiel. Landau, che era un critico musicale che scriveva, se non sbaglio, su Rolling Stones, che aveva scritto dopo un concerto: oggi ho visto Futuro del Rock and Roll, il suo nome è Bruce Springsteen, e fu usato questo slogan per lanciare poi l'album, che tra l'altro va detto che, al di là del valore assoluto dell'album, artisticamente parlando, ci fu anche una grande campagna mediatica dietro, perché comunque in fondo la CBS, la Columbia, credeva in Bruce Springsteen. Quindi ci fu questa grande campagna mediatica per l'album, appunto, e fu finalmente un successo, così come fu un successo il tour, e finalmente anche il primo tour, ci fu anche il primo tour europeo di Bruce, che suonò 2 volte a Londra, all'Hammersmith Odeon, e tra l'altro con un suo disappunto, perché veniva presentato come il messia e lui non gli andava bene, lui voleva suonare e basta, senza caricare troppo di aspettative il pubblico. E poi nel nord Europa, Germania, eccetera, non arrivò ancora in Italia, arrivò solo nell'85 nel tour di Born in the USA. Oltre al successo commerciale che finalmente lanciò Bruce e non lo abbandonerà poi più, è molto importante Born to Run, perché segna la prima, diciamo, svolta, dopo aver parlato nei primi 2 album di Asbury Park e di New York, storie adolescenziali, di strada. Qui segna la prima svolta tematica, perché parla diciamo, di storie di, a parte Tent Avenue Freeze, che è quella che stiamo sentendo, che è una canzone cameratesca su High Street Band, come si è formata. Parla di storie di ragazzi che cercano di fuggire da un futuro inesistente nel loro paese, nel loro piccolo paese, che potrebbe essere un paese del New Jersey, e fuggono per la vittoria, no? C'è l'ultimo verso gli ultimi 2 versi di Thunder Road, che dice: It's a town full of losers, I'm pulling out of here to win. È una città piena di perdenti e sto fuggendo per vincere. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. Tutta la redenzione che posso darti, ragazza, è su questo sudicio cofano d'auto. Quindi tutte queste tematiche, e Born to Run stessa, Nati per correre, che dice che un giorno arriveremo in un posto dove vogliamo andare, dove cammineremo nel sole, ma fino a quel giorno i vagabondi come noi sono nati per correre. Quindi questa tematica di fuga, che segnerà la prima parte della carriera di Bruce, a parte i primi 2 album, e arriverà fino praticamente a The River, Nebraska, soprattutto Nebraska, dove, che è la seconda cesura, dove vedremo finalmente un album molto crudo, dove vedremo che fine ingloriosa hanno fatto i ragazzi che fuggivano di Thunder Road. Poi ci sarà la terza svolta, che è quella di Tunnel of Love, dove un Bruce quarantenne parlerà in crisi di mezz'età, parlerà dell'amore, della famiglia. E infine, secondo me, l'ultima svolta è quella di The Rising, che è un album sull'11 settembre, praticamente, anche se alcune canzoni furono scritte prima, dove finalmente Bruce, ormai cinquantenne, si può guardare attorno e descrivere il mondo che lo circonda, sia dal punto di vista politico e non sociale. Sociale è sempre stato presente, basta pensare a Born in the USA, però anche dal punto di vista dell'attualità, possiamo dire. Però non con una visione particolare, ma un po' più generale. Queste sono le 4 fasi di Bruce a livello di tematiche. E sicuramente Born to Run è quella che è più legata all'immagine che abbiamo di Bruce Springsteen, del boss. Come suoni, beh, appunto, col primo album quasi folk, il secondo album soul. Qua abbiamo un wall of sound, in realtà musicalmente cambierà sempre molto, perché poi abbiamo Darkness on the Edge of Town molto crudo, che risente anche dei suoni del punk, perché è del 78. The River di nuovo torna un po' su queste sonorità. Poi abbiamo Nebraska, Ghost of Tom Joad e Devil and Dust, che sono dell'82, del 95-2005, che sono addirittura acustici. Insomma, il sound cambierà sempre un po' molto con l'epoca. Le canzoni, molto brevemente, le ho messe di sottofondo. C'è Thunder Road, che è il suo
una delle sue la mia canzone preferita, ma una delle canzoni preferite dei fan di Bruce, che è appunto questa fuga. L'uomo, il ragazzo che dice alla ragazza: fuggi via con me da questa città di perdenti perché andiamo a vincere. Poi non vinceranno, come possiamo poi vedere nei lavori successivi di Bruce. Tentava in Friesen, una canzone allegra, cameratesca, che racconta un po' le origini delle street band, che adesso nei live viene suonata, quando viene suonata sempre nel verso in cui dice Big Man joined the band. Big Man sarebbe Clarence Clemons, che è morto, e viene insomma reso un tributo anche a Clarence Clemons e anche a Donny Federici, che è morto nel 2008. Poi c'è Night, che è un'altra canzone molto comunque molto veloce, molto allegra, ma non è sonorità. Poi c'è Backstreet, che è quella che sta passando adesso. Altra storia di un'amicizia e un amore, non si capisce bene perché dice Me and Terry. C'è il protagonista, che è lui stesso, un suo alter ego, e una certa Terry, che non si sa se sia un uomo o una donna, ma questa ambiguità tornerà altre volte, come in Bobby Jean. Quindi non si sa se sia una storia d'amore, d'amicizia, entrambe le cose. Poi c'è la celeberrima Born to Run, che è quello che lo lanciò finalmente, insieme a Angry Hearts di The River e Dancing in the Dark di Born in the USA. Sono le tre canzoni più famose di Bruce. Poi abbiamo She's the One, che parte con molto, molta atmosfera, parte col piano. Infine, le ultime due sono Meeting Across the River, che è l'unica che richiama un po' le sonorità di Wild Innocent and History Shuffle, perché faccio sentire un pezzo, cioè praticamente c'è solo la voce, un piano molto basso e il sax. E poi finisce ovviamente con Jungleland, che è una canzone che secondo me è la più completa che abbia fatto a livello musicale. 10 minuti in cui c'è di tutto, c'è un fantastico solo di sax in mezzo, c'è un solo di chitarra, c'è la parte, l'inizio più acustico, la parte finale che si placa per poi fare un climax verso la fine. Quindi è un album anche completo nei suoni. Sicuramente forse un po' lambiccato, ma era voluto. E poi comunque le singole canzoni, anche suonate acustiche, suonano comunque belle, fantastiche, e tematicamente segneranno la prima parte della carriera di Bruce. Sono riuscito finalmente a fare un video un po' più veloce. D'ora in poi cercherò di tenere questa costanza. Grazie a tutti, ci vediamo per la 10ª puntata speciale, e statemi bene. Ciao ciao!